tutti hanno la possibilità di leggere l'ordinanza del 28 marzo sulla Gazzetta Ufficiale, ma a quanti l'ascolterebbero molto più volentieri così? Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, la quale, ferroviario o terrestre, è tenuto ai fini dell'accesso al servizio a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco. Dichiarazione resa recante indicazione in modo chiaro dettagliato di motivi del viaggio, indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria, ricapito telefonico, anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione di quel comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vedendo l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno 1 metro. In caso di trasporto si raccomanda l'utilizzo da parte di equipaggio dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali con condizioni indicazioni di situazione alle quali gli stessi possono essere temporaneamente riposti. Il vettore aereo provvede al momento dell'imbarco ad adottare i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale. Le persone che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1 lettera B. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono obbligato a segnalare la situazione con tempestività all'autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati nelle ipotesi di cui al comma 3, ovvero al luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzando per fare ingresso in Italia. Dove? Ingresso in Italia. No, sia possibile per uno o più persone raggiungere effettivamente l'abitazione o la dimora. Shhh.